Fa parte delle collezioni dei musei civici di Brescia una piccola statuetta in piombo che venne rinvenuta sicuramente poco prima del 1880, perché da quella data iniziamo ad avere sue notizie. Venne rinvenuta nella zona est della città, in prossimità della chiesa di San Francesco di Paola, in una che era una zona ricca di tombe di necropoli di età romana. Non conosciamo tuttavia il contesto da cui proviene. La statuetta riproduce un uomo non più giovane, abbastanza tarchiato, con una folta barba, il volto leggermente ruotato, una pancia abbastanza prominente e una postura veramente particolare. Le gambe sono dritte, molto unite, e le braccia come se fossero legate dietro la schiena. Solamente in tempi recenti è stato interpretato come un elemento legato alla magia nera. La magia nera si avvaleva di oggetti realizzati in materiali diversi, prevalentemente appunto piombo e cera, per augurare la mala sorte a persone che erano invise a chi commissionava l'incantesimo. Normalmente le figure di cera venivano utilizzate negli incantesimi amorosi, perché all'interno del rituale di magia la statuetta in cera veniva fatta bruciare, come doveva ardere d'amore la persona verso la quale era rivolto l'incantesimo. Invece le statuette di piombo venivano utilizzate per augurare proprio la morte. Il piombo non a caso era il materiale scelto per questo tipo di rituale. Era un materiale pesante, non particolarmente bello all'aspetto, grigio, e quindi ben si identificava con la valenza negativa di questo rito. La maledizione era affidata alle parole del mago che compiva il rituale, o molto spesso anche a delle laminette in piombo sulle quali era registrato il nome del destinatario del maleficio, oppure proprio era raffigurato da un elemento figurativo, come in questo caso è l'uomo adulto, il maschio adulto. Queste statuette, per venire poste a contatto con il mondo degli inferi, quindi il mondo dei demoni, normalmente venivano deposte in pozzi, all'interno di grotte, in prossimità anche di canali di acqua, in modo tale che facile fosse il contatto col mondo sotterraneo. E per questo scopo venivano spesso utilizzate anche delle sepolture. Quindi può anche essere che la figurina in piombo trovata a Brescia, appunto nella zona di San Francesco di Paola, fosse all'interno di una tomba, dato che in quella zona sono state trovate delle sepolture di età romana. È un unicum in Italia settentrionale, proprio perché normalmente queste figurine hanno un'ampia diffusione in Italia centro-meridionale, ma non in Cisalpina, e quindi è un elemento davvero raro che merita l'attenzione, e soprattutto ha meritato, diciamo, la sua giusta collocazione grazie agli recenti studi che Margherita Bolla gli ha attribuito. La statuetta verrà esposta per tutto il mese di giugno all'inizio del percorso dedicato alla città romana all'interno del Museo di Santa Giulia, ed è davvero un'occasione unica per vedere questo oggetto così raro e così ricco di significati. Vi aspettiamo!